Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Diego e oggi siamo in un altro episodio della How To, o più che altro nella serie nel quale vi mostro come io edito, come io monto, come io faccio i miei video. Oggi siamo in uno degli episodi cruciali, ecco, l'episodio delle copertine, ecco. Molti dicono, Diego, sì, ma la copertina a cosa serve? Ecco, ci metti poco a farla, No ragazzi, effettivamente la copertina, anche se non sembra, è una delle cose più fondamentali nel video. Vabbè, a parte il video in sé, la copertina serve per dare la voglia di vedere il video, per spiegare un po' di cosa si tratta il video e, diciamo, una trama del vero e proprio video è la copertina. Quindi, se più la copertina è fatta bene, più la gente può interessarsi al video e vederlo con più foga e vederlo, soprattutto vederlo, perché se voi vedete una copertina molto scadente, non viene neanche la voglia di vederlo, ecco. Cioè, voi cercate un tutorial su come sistemare il PC. Ci sono due tutorial, uno ha fatto una copertina fantastica, professionale, fatta per bene, uno fatta con lo sfondo di Minecraft, ad esempio, con lo sfondo del desktop. Sì, voi, almeno io andrei a cliccare prima su quello professionale, che dalla copertina mi assicura che funziona, ecco, almeno così secondo me io la penso. Comunque, per il resto andiamo a vedere subito come si fa. Intanto ragazzi, devo dirvi che io utilizzo Photoshop, quindi niente, se volete farlo utilizzate Photoshop. E niente, volevo parlare prima dei GFX Pack. Cosa sono i GFX Pack? Sono dei pacchetti che trovate tantissimi online, quindi basta cercare GFX Pack. E praticamente sono dei pacchetti che contengono tante immagini, tante foto, tanti effetti. E GFX vuol dire effetti... niente, sono gruppi di effetti che vi possono aiutare per far comparire in modo migliore la copertina. Naturalmente non sono obbligatori, ma sono molto molto utili, quindi vi consiglio di scaricare uno dei pacchetti più famosi, che basterà che cercate su YouTube qualche pacchetto GFX Pack e ne troverete veramente tantissimi. Vi faccio solamente sapere una cosa: più è pesante il file che andrete a scaricare di GFX Pack, più sarà pieno di roba, quindi vi consiglio, più pesante meglio è. Per il resto ragazzi, direi di andare ad aprire il nostro Photoshop, nel mio caso con questo GFX Pack che sono riuscito a creare io, diciamo, prendendo spunto da più GFX Pack, eccolo qua, GFX Pack ZYZ. Andiamo ad aprirlo e andiamo a vedere un po' cosa si trova all'interno. Comunque, io come detto le mie copertine le faccio con Photoshop, voi potete anche utilizzare altri programmi, ma non vi assicuro che le funzioni e comunque il resto sia più o meno come Photoshop. Io sono venuto ad utilizzare questo più o meno. E perché voglio portarvi questo video? Perché prima non ero tanto bravo, ma adesso mi sto un pochino specializzando. Infatti molti di voi mi hanno detto: Diego, ma che belle copertine, chi è che te le fa? O se le fai tu ci stai, come si fa? Quindi lo andremo a vedere. Intanto voglio dirvi che la grandezza è 1280x720p, quella lì del nostro... le copertine. Quindi per farlo, se non avete un GFX Pack come il mio che già la seleziona, basta fare su file nuovo, selezionare larghezza 1280x720p pixel trasparente qua. Poi facciamo su ok e ne creerà un'altra, quello qui. Comunque io lo elimino perché ce l'ho già. Come troveremo, essendo un GFX Pack, qua ai lati troveremo già delle immagini, come ad esempio questa qua che è proprio figa, o questa qua, e tante altre immagini, effetti, immagini a caso, illuminazioni e sfondi, che ci aiutano a abbellire ancora di più la nostra copertina. Intanto dovremo prendere il fulcro, ecco. In che senso il fulcro? Che ne so, io... Andiamo a vedere ad esempio il video che ho appena caricato, che è un video su come andare a registrare lo schermo del nostro computer. Eccolo qua, come registrare gameplay a 60 fps. Guarderemo, questa copertina l'ho fatta io, non è una delle mie migliori, ma neanche una delle peggiori a quanto pare. E andiamo a vedere subito come si fa. Intanto ci serve lo sfondo. Ecco, ad esempio io ho messo lo sfondo di un Call of Duty Black Ops 3 e per comodità ho utilizzato questa immagine di prova che era già qui dentro, cioè questa qua. Comunque potete utilizzare anche altre immagini, naturalmente dipende da quella che noi vogliamo utilizzare. Questa qua mi viene niente tantissimo, quindi sono dovuto utilizzarla. Innanzitutto mettere l'immagine così nitida fa confondere un po' la persona dal testo immagine, quindi è un po' brutto da vedere, non si riesce bene a distinguere qual è l'oggetto in primo piano. Quindi dovremmo andare su con immagine selezionata, andare su filtro, andare su sfocatura, andare su controllo sfocatura, e gli diamo un minimo di sfocatura che un po' faccia capire di cosa si tratta l'immagine, ma che non sia troppo nitida. Ad esempio un 18 va più che bene, in modo tale che mostri un pochino l'immagine ma non troppo, ecco, non spoileri troppo. E niente ragazzi, comunque io vi dico che non sono un grafico, quindi lo faccio secondo il mio parere, non sono un esperto, anzi io lo faccio perché mi piace. Niente, quindi
Voi fatelo come vi piace, ecco, non dico che questo sia il giusto, io lo faccio perché io li so fare così, ecco, se volete farlo pure voi, seguite il video, semplice. Adesso dobbiamo iniziare con il testo, la parte del fulcro, ecco, che deve saltare all'occhio. Ad esempio, qua ho messo come registrare i gameplay, era il titolo, qui ho messo come registrare il gameplay, in modo molto semplice, basta andare sulla T, andare a selezionare un posto dove mettere il testo, grandezza qua sui PT sarebbe la grandezza, qua selezionare una font che sono scaricabili da moltissimi siti, io utilizzo la Obelix Pro Bold, che ci permette di scrivere in modo un po' particolare, ad esempio come, naturalmente il colore potremo andare a cambiare dopo, spostiamo, registrare. Ok, gameplay. Cercherò di riprodurre quella copertina che ho fatto prima. Però per riprodurla meglio, intanto le immagini vi direi di metterle in fondo. Cioè le cose. Ok, direi di fare così. E così. Poi, come registrare gameplay era? Gameplay, a posto. A questo punto spostiamo in questo modo. E direi di dare sempre una aggiustata bene al testo per evitare che sia troppo messo male. Ecco, questo qua è il fatto. Ok. Naturalmente poi dovremmo andare a dare un colore che sia decente. A me piace tantissimo il bianco, anche se può sembrare un po' banale. Naturalmente una volta che daremo gli effetti al testo sarà molto più bello e si vedrà molto. Ecco, voi direte, ma non si vede tanto bene il bianco. Invece, ragazzi, è veramente bello una volta che andremo a dare degli effetti particolari che vi andrò a far vedere. Comunque io di solito in mezzo alle due frasi, vado, alle due parole, perdonatemi, vado a dare un colore diverso per far saltare all'occhio il contrasto. Ecco, bisogna essere, diciamo, artistici, ecco. Che dico, ecco sempre, non so, quindi vado a mettere un bel colore rosso che è bello lucente, si vede in questa foto. Vado a dare gli effetti a questo punto alle immagini, cioè vado al testo, però anche su come, opzioni di fusione, cioè vado ad abilitare il contorno, la traccia, il bagliore esterno e ombra esterna. Poi vado a fare la stessa cosa con tutti quanti gli altri testi. Diciamo, vi sto dicendo io come faccio le copertine nel vero e proprio metodo. Come noteremo così, come potete vedere, si nota molto di più il testo, viene sopraelevato, viene più messo in evidenza e questo ci permette di dare un contrasto ancora maggiore con sfondo testo, quindi si vede ancora meglio, come noteremo così è ancora più carino. Poi naturalmente possono andare ad aggiungere immagini e tante altre cose. Qua io sono andato ad aggiungere una specie di camera ai lati che sono riuscito a trovare online, quindi facciamo una ricerca, ad esempio rec.png, mi raccomando cercate .png così il file che viene senza sfondo. Ecco qua, ho trovato questa qui, possiamo vedere, non ha lo sfondo. Ecco, questi quadratini bianchi tipo dama indica che non ha lo sfondo, quindi facciamo salva. E a questo punto basterà andare a mettere l'immagine all'interno di Photoshop e in questo caso mettiamola qua. No, aspetta, prima dobbiamo battere invio, la spostiamo qua sotto e andiamo a dare tramite Ctrl T una grandezza che ci soddisfi. In questo caso io direi di metterla più o meno così. Ok, poi per comodità, ragazzi, intanto mettiamole più centrata possibile. Per comodità sono andato ad eliminare questo più al centro che era veramente molto fastidioso, quindi sono andato a cancellarlo. E poi naturalmente sono andato a spostare la parola come, perché era veramente molto fastidiosa messa in quel punto dove stava la batteria, la carica, quindi ho spostato un po' tutta quanta l'immagine. Poi sono andato ad aggiungere gli FPS in basso, cioè il video veniva a 70 FPS. Andiamo ad aggiungere più informazioni che accolgono le persone, ecco. Molti mo adesso cercano su YouTube i 60 fps, che rendono il video ancora più fluido, e perché non metterli? Quindi scriviamo 60 fps, diamo un colore diverso dall'altro. In questo caso io ho messo un verde io per farlo saltare nell'occhio, quando l'ho selezionato però. Ok, in questo caso. E adesso gli andiamo a dare anche qua le opzioni di fusione, gli andiamo a dare il nostro contorno, traccia e ombra esterna. Come noteremo anche questo è bello nitido, si vede per bene. E adesso possiamo andare ad aggiungere immagini di sottofondo, schemini, cose abbastanza carine come ad esempio, non so, effetti.png. Qua io avrei molte cosine come ad esempio, no, quella lì non ci interessa, qualche fulmine, no, da quest'anno i fulmini. Ah no, però lì potrebbe starci bene, perché comunque ognuno ha, ragazzi, la propria fantasia, ognuno mette la cosa come gli piace. Ad esempio questo è un fulmine che taglia così la frase, cioè la copertina potrebbe pure starci, oppure è un fulmine di questo colore che è abbastanza carino. Cosa ho spostato? Non fare casini, Diego. Come metto un fulmine qua, pam. Ragazzi, uno si può sbizzarrire come vuole, effettivamente qua. Carta, no, grazie. E ovviamente mi sono dato tantissimi pacchetti insieme, quindi un po' un casino, però per il resto
Niente, ragazzi, ognuno ci può sbizzarrire come vuole. Ecco, come noteremo, la copertina è stata fatta. Potremmo aggiungere tantissime immagini, trovate su YouTube, su internet, su Google, comunque dove vi pare. E niente, ragazzi, io per me faccio così le copertine. Ognuna sarà diversa, ognuna sarà più particolare, meno bella, più bella. Io spero comunque, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Non è ancora finito, adesso devo andare a vedere come salvarle. Visto che salvando le copertine, facendo file salva come. Salva con nome, se voi le mettete in PNG vanno a pesare un po' troppo, e visto che YouTube rileva massimo 2 MB di pesantezza della nostra copertina, vi consiglio di andare su File, Esporta e andare su Rendering Video. A questo punto aspettiamo qualche secondo che carichi, andremo a renderizzare l'immagine. Lo so che si utilizza più per i video che per le immagini, ma comunque è molto molto comodo. In questo caso ho chiamato GFX Pack, chiamalo come ci pare. Andiamo a selezionare la cartella sul desktop. Andiamo ad andare su JPEG, vi consiglio perché è molto, molto leggero. Impostazioni, andiamo a mettere qualità massima, più alta, più o meno così. E a questo punto, ragazzi, facciamo su rendering. Adesso dovremmo avere l'immagine sul desktop, proprietà. E come noteremo, pesa veramente pochissimo, 489 KB, che è veramente pochissimo per un'immagine così piena di oggetti. Questa, ragazzi, è la nostra copertina, come noteremo, l'abbiamo appena fatta. A mio parere è molto carina. Comunque, se a voi piace, lasciate un bel mi piace. Capite, no? No. Comunque, ognuno si può sbizzarrire come più vuole. Adesso io direi anche di andare a chiudere il nostro Photoshop. Niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel like, una bella iscrizione se non siete ancora iscritti al mio canale. E ragazzi, da Diego è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!